Adesso torniamo a parlare del primo maggio, festa del lavoro, festa dei lavoratori, e lo facciamo parlando proprio di lavoro con il segretario generale confederale di CISL, Marina Molinari, CISL Piacenza naturalmente. Benvenuta, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Parliamo allora del mondo del lavoro proprio in questo primo maggio. Non è un momento facile né per i più giovani né per quelli che magari perdono il lavoro in età avanzata, ma questo è un problema che dura davvero da tanti anni, e per i più giovani il problema rimane questo lavoro precario e certi lavori da accettare comunque, diciamo tra virgolette. Certo, siamo in una situazione a Piacenza dove i livelli di disoccupazione si sono un po' ridotti nell'ultimo anno, ma purtroppo rimane il tema aperto della qualità del lavoro, specialmente per i giovani. Siamo in un tempo di lavoretti, dove vengono proposti dei lavori molto saltuari, molto flessibili, che non danno garanzie contrattuali e che poi rendono impossibile ai giovani pensare di formarsi una famiglia o di avere accesso a un mutuo per una casa. Quindi il problema per i giovani è ancora molto molto aperto. Cosa si deve fare per superare questa impasse sulla qualità proprio del lavoro? O cosa bisognerebbe fare, diciamo? Cosa bisognerebbe fare? Perché le soluzioni purtroppo non ce le ha in tasca nessuno. Sicuramente bisogna trovare una regolazione a tutti questi grandi gruppi del lavoro tecnologico, che sono questi che offrono dei lavoretti su cui le normative europee e nazionali non hanno ancora saputo trovare delle risposte per tenerli dentro delle regole chiare. Poi purtroppo Piacenza ha il problema endemico che i lavori di una certa qualità per gli studenti che hanno i ragazzi che hanno studiato, che hanno fatto l'università, costringono i giovani ad andare fuori città, perché noi abbiamo un lavoro di bassa qualità, quindi i laureati faticano. Dovremmo essere sufficientemente attrattivi per attirare delle imprese che offrono lavoro di migliore qualità, ma questo richiederebbe da parte del territorio una grande condivisione di strategie che purtroppo non c'è. Dottoressa Molinari, prima di salutarla, ci sarà un altro tema importante domani, primo maggio a Piacenza, ma un po' in tutta Italia, perché i dati sono davvero preoccupanti, quelli legati alla sicurezza sul lavoro. Sì, anche qui devo dire, noi abbiamo dedicato il primo maggio a questo tema che molto spesso in tempi di crisi viene dimenticato, perché diventa più forte il tema della competitività rispetto alla sicurezza. La sicurezza deve essere sempre al centro dell'attenzione delle imprese dal nostro punto di vista. In Emilia-Romagna i dati ci dicono che in questi anni è stato fatto tanto, gli infortuni, specialmente quelli mortali, sono in calo, ma Piacenza è in controtendenza rispetto al resto delle città dell'Emilia-Romagna sugli infortuni di altra tipologia, quelli non mortali, su cui tutto il resto dell'Emilia-Romagna è in calo, ma Piacenza invece ha ancora un aumento negli ultimi dati disponibili, e questa cosa ci preoccupa molto. È naturalmente giusto e importante parlarne, perché anche questa è una necessità. Grazie per essere stata con noi e buona festa dei lavoratori. Grazie a tutti i vostri ascoltatori, buona festa. Questa è Radio Sound, il ritmo di Piacenza, il ritmo che piace.